Infortunio mortale a Venegono Superiore. Un uomo di 49 anni che stava sistemando il tetto di un'abitazione è scivolato ed è caduto da un'altezza di 7 metri. Nonostante i soccorsi immediati, l'uomo è morto subito dopo il ricovero in ospedale. Saranno pronti solo nel 2016 i collegamenti ferroviari T1 e T2 con l'aeroporto di Malpensa, lo ha riferito Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, a Somma Lombardo. L'occasione è stata offerta dall'inaugurazione della nuova sezione del Museo dell'Aeronautica. Nuovo sequestro di valuta al valico di Como Brogeda. Questa volta i finanzieri hanno bloccato un consulente finanziario olandese residente in Svizzera. Stava entrando nel nostro paese con oltre 140.000 euro non dichiarati. Incendio in alcune baracche nel campo nomadi di Bollate, vicino a Milano. Per precauzione è stato evacuato un asilo con 80 bambini. Non ci sono stati né feriti né intossicati. Applausi a scena aperta a Dofanengo per il nuovo spettacolo teatrale proposto dall'associazione Caino e Abele. Ad esibirsi è stata la compagnia circense Dimi Dimitri di Novara nello spettacolo comico dal titolo Rider Mortis. Prossimo appuntamento a fine mese. Quattro studenti del Galileo Galilei di Milano sono stati portati in ospedale dopo aver accusato un malore per uno spinello fumato durante l'intervallo. Si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni. Sul posto la Polizia di Stato. Un furgone rubato 10 giorni fa nel torinese è stato ritrovato questa mattina verso le 5 a Nosadello, frazione di Pandino. A notarlo sono stati i carabinieri in servizio di controllo sul territorio. Il conducente si è dato alla fuga a piedi, abbandonato il mezzo ed il suo carico. 20 matasse di rame probabilmente rubate. È stato sorpreso da due carabinieri fuori servizio mentre nel parcheggio di una nota discoteca di Soncino stava rubando una borsa da una vettura. Un 46enne cremonese, già noto alle forze dell'ordine, è finito ancora una volta in manette. È legato a questioni economiche il fatto di sangue che si è consumato all'interno della ditta Tecnoelectric di Via Mattei a Castiglione d'Adda. Un magazziniere di 49 anni ha sparato alle gambe del titolare dell'azienda e della ragioniere con una pistola calibro 22. Si è poi allontanato mentre i due feriti venivano portati all'ospedale maggiore di Lodi. Il titolare è stato dimesso poche ore dopo, il ragioniere è stato invece operato, ma non è grave. C'è attesa a Crema per il concerto di Enrico Ruggeri al San Domenico. Si tratta della data zero del nuovo tour del cantautore italiano Frankenstein 2.0. Ruggeri e la sua band hanno scelto il San Domenico per le prove dello spettacolo. Rapina in un negozio di Corso Mazzini a Lodi, mentre un complice lo attendeva fuori, uno sconosciuto è entrato ed ha cercato di farsi consegnare dei soldi dal titolare. Non riuscendoci, ha sparato un colpo di pistola ed è scappato con un telefono cellulare a bordo di uno scooter con il complice. È stato Mario Guidi, presidente nazionale di Confagricoltura, ad aprire l'assemblea annuale dell'Associazione Lombarda. Nella sala Stradivari di Cremona Fiere si è parlato delle prospettive dell'agricoltura italiana a 2 mesi dalle elezioni europee. Dopo i saluti di Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia, la parola è passata ai quattro parlamentari europei uscenti, invitati per l'occasione. Hanno avuto modo di indicare le scelte che in agricoltura verranno sostenute dai rispettivi schieramenti politici. Tre ventenni sono stati denunciati dalla Digos per le scritte e gli atti di vandalismo compiuti in pieno centro a Lodi. Si tratta di due lodigiani e di una giovane residente a Sordio, decisiva per il riconoscimento la telecamera di sorveglianza.
È stato denunciato per omissione di soccorso il 22enne di Codogno, che qualche giorno fa aveva investito un 21enne ghanese in via Roma a Guardamiglio. Il 22enne, dopo l'incidente, era fuggito senza prestare soccorso.